Continuano ad aumentare i contagi di coronavirus in Italia, attualmente 374. Primi casi tra i bambini non considerati gravi. Nel mondo si registrano quasi 81.000 casi, oltre il 95% in Cina. Paese che a un mese dal blocco delle attività ha ora raggiunto il picco delle infezioni. Il 91% delle grandi aziende straniere sarebbe pronto a ritornare progressivamente a regime. Segnali di apertura provengono anche dal governo centrale, che allenta gradualmente i blocchi in numerose zone del paese. Ma solo il 30% delle piccole attività è pronto a ripartire. La catena di approvvigionamento ha subito uno stop senza precedenti. Stati Uniti ed Europa non hanno idea della devastazione che sta avvenendo in Cina, afferma l'esperto di gestione del rischio Kent Kled al South China Morning Post. In Italia, a Milano, il salone del mobile slitta a giugno. La borsa fatica sulle montagne russe mentre lo spread cresce. I report economici arrivati sul tavolo del governo sono impietosi. Prevedono una nuova recessione e ricordano che le province colpite, Pavia, Lodi, Cremona e Milano, valgono il 12% del PIL italiano e il 2% di quello dell'Eurozona. Necessario è dunque un piano contro le fake news, che in rete, e solo in rete, alimenterebbero il panico, comunica il governo. La Commissione europea intanto fa sapere che in Italia ci sono squilibri macroeconomici eccessivi. Nella notte del 25 febbraio si è svolto un secondo attacco dei terroristi armati dalla Turchia verso il villaggio di Nayreb, nella zona di Idlib. Dopo lunghi combattimenti, tagliagole hanno preso il controllo di almeno metà della cittadina. L'attacco è arrivato da nord, mentre l'esercito siriano avanzava a sud, riconquistando una dozzina di villaggi. Ankara denuncia la perdita di 21 soldati, mentre Erdogan conferma la partecipazione all'incontro del 5 marzo con i leaders di Russia, Germania e Francia, fissato a Istanbul. Da oltreoceano Mike Pompeo afferma che l'esercito siriano non ha alcuna possibilità di vincere sul campo e considera la possibilità di intervenire direttamente a fianco della Turchia. La realtà sul campo sembra diversa. L'esercito siriano ha abbattuto un drone nei pressi della città di Sarakeb ed ha riconquistato una città chiave della provincia di Idlib, Kafr Nubul. Tuttavia i tagliagole filo-occidentali hanno sabotato l'acquedotto, interrompendo la fornitura di acqua potabile ai villaggi di Hasaka e Tenemer. In contrapposizione alle notizie del mainstream, appare un nuovo documento pubblicato da Wikileaks e datato 2012. Il nuovo leak rivela che l'ex presidente Obama, insieme a Hillary Clinton, hanno pianificato la guerra civile in Siria per favorire Israele. È il miglior modo per aiutare Israele, con una mail intercorsa fra l'ex presidente e la ex candidata Clinton. Mosca si dice fiduciosa in attesa dell'incontro di Ankara, ma la popolazione siriana dell'area di Idlib dovrà subire ancora il terrore orchestrato da Washington e Turchia, con il contributo attivo dei servizi segreti israeliani. È passato un anno dal tentativo di Guaidó di entrare in Venezuela dal confine colombiano, in quella che è ricordata come la battaglia dei ponti. Il presidente Nicolas Maduro, ancora in carica dopo il tentativo di golpe, elogia oggi il popolo venezuelano che 12 mesi fa si difese con coraggio e dignità, ma non dimentica le sanzioni che stanno strangolando il paese. Tanto da intentare causa agli Stati Uniti dinanzi al Tribunale Penale Internazionale. Per il ministro degli esteri venezuelano, Jorge Arreaza, si tratta di misure coercitive e unilaterali imposte da Washington come vere e proprie armi di distruzione di massa, che hanno costretto il governo venezuelano, tra l'altro, ad accettare la circolazione del dollaro nell'economia interna per contenere l'inflazione. La scottante partita non è comunque conclusa. Due settimane fa, Juan José Márquez, zio di Juan Guaidó, è stato arrestato mentre, con indosso un giubbetto antiproiettile,
tentava di trasportare a bordo di un aereo della compagnia TAP Portugal un carico di esplosivo C4. Con sé aveva anche un documento in inglese, con un numero di telefono di un certo Charles, del distretto di Columbia, Washington. In Colombia viene assassinato un attivista ogni 27 ore. Dall'inizio dell'anno le vittime sono 51, ma dal 2016, anno della firma dell'accordo di pace, gli ammazzati sono ormai 290. Adesso le FARC si costituiscono in partito, essenzialmente per difendersi. Il 15 gennaio scorso il Consiglio di sicurezza dell'ONU aveva espresso seria preoccupazione e il 24 febbraio il rappresentante delle Nazioni Unite, Carlos Luis Maceo, ha lanciato un ultimatum ai killer, che sono dentro gli apparati dello Stato. La Commissione Giustizia della Camera ha appena aperto un'inchiesta sul presidente in carica, Ivan Duque, che ha continuato come i suoi predecessori, Alvaro Uribe e Juan Manuel Santos. Intanto, le proteste si allargano a molte aree del paese. Nella capitale Bogotà c'è stata ieri una grande protesta contro gli ultimi assassini, fra i quali c'è il figlio 17enne di Jorge Humberto Alpala, uno dei massimi leader delle FARC. Il ragazzo è stato assassinato lo scorso 18 febbraio da sicari non identificati. La polizia ha risposto con inaudite violenze. 7,7 miliardi di dollari è il costo della nuova rete infrastrutturale che dovrà unire e rendere più accessibili le due mete turistiche preferite dai russi per le vacanze estive: la regione di Krasnodar sul Mar Nero e la penisola di Crimea. 3,5 miliardi di dollari è stato il costo per la costruzione dei ponti sullo stretto di Kerch, che hanno unito la Crimea con la Russia continentale. Nel frattempo, 2,5 miliardi di euro sono stati assegnati all'autostrada Tavrida, lunga 250 km, che prosegue il tragitto del ponte all'interno della penisola. La domanda sempre crescente di turismo in Crimea ha messo a dura prova le infrastrutture. Le strade non sono in grado di far fronte al flusso di massa delle auto, soprattutto in estate, circa 36.000 veicoli al giorno. Attualmente ci sono due strade che portano da Krasnodar alla Crimea e la costruzione di una nuova autostrada aiuterà ad alleviare la congestione sulle rotte che attraversano altre città, diminuendo il tempo di percorrenza di circa un'ora. Il 2019 è stato un anno record per la Crimea, con oltre 7 milioni di persone che hanno scelto di trascorrere le vacanze nella penisola. Nel 2020 il numero di turisti dovrebbe superare gli 8 milioni.